noi siamo venuti perché sentivamo l'esigenza di venire, anche perché nel momento in cui abbiamo avuto notizia di tutto, sinceramente abbiamo percepito il dispiacere comune e ci siamo ritrovati insieme in questo. Cioè, è chiaro che noi andremo avanti tranquillamente, come abbiamo detto subito di fare, e non ucciderà minimamente nel nostro operato. Il dispiacere del gesto l'abbiamo visto riflesso nei vostri occhi, negli occhi di tutte quelle persone che si sono dispiaciute per essere stati colpiti. Cioè, non, non siamo stati colpiti noi come commissione, siamo stati colpiti tutti, tutti coloro che si vogliono sanno di avere quella coscienza attiva di muoversi verso la via della correttezza e della giustizia. Quindi quest'atto ci ha colpito tutti ed è bello quindi che siamo insieme per cercare di dare una risposta che non può essere altro se non in termini di impegno maggiore, condiviso e costruito. Allora leggiamolo come... Oggi siamo qui, ognuno di noi spogliandoci della veste che sia associativa, che sia politica, del ruolo insomma che ricopre, siamo qui da cittadini di Porto Furi, vogliamo ecco oggi con questo documento e manifesto che abbiamo condiviso appunto ieri sera, una riunione molto partecipata, rappresentativa di diverse realtà organizzate, non singole appunto, comunque rappresentativa della Porto Furi che vuole cambiare, che vi sostiene e che sarà al vostro fianco per ripristinare ecco, l'agibilità democratica in questo paese. Quindi siamo stati ieri sera, abbiamo condiviso questo manifesto, lo abbiamo continuato a sottoscrivere, lo continueremo a sottoscrivere non solo la sottoscrizione formale, ma la condivisione sostanziale di quanto qui è contenuto. Sottoscrizione di un documento, di un manifesto che è diventato ecco, il manifesto della corresponsabilità per Porto Furi e che ha ricalcato ecco, i contenuti di chi già da subito aveva preso ecco, l'iniziativa e l'ha manifestato già oggi ecco, su tutti i giornali con un comunicato a firma appunto della comunità marianista di tutte le parrocchie di Porto Furi, giovani e centro di vigilia cooperativa sociale, quindi è quello. Noi ieri però ci siamo ritrovati andando oltre, ripeto, ogni nostra veste, etichetta, quello che vogliamo, che ci contraddistinguono, che ci caratterizzano, ma che di fronte a queste cose viene dopo rispetto al fatto di essere Porto Furiotti, proprio nel vero senso della parola, nel senso pieno del termine, nell'essere cittadini di questo paese e come cittadini nel ripudiare ogni forma ecco, che si manifesta con quel gesto sconsiderato e che è figlio di una cultura mafiosa che noi oggi, ecco, questa è la testimonianza, ecco, con voi dobbiamo sconfiggere, dobbiamo ecco, porre fine per rilanciare Porto Furi all'insegna dei valori e lo abbiamo concluso così il manifesto, invitando tutti coloro, ripeto, ecco, rimane assolutamente aperto a tutti coloro, singoli ed associati, si ritrovano nella corresponsabilità di un impegno per la rinascita di Porto Furi all'insegna dei valori di legalità, di partecipazione democratica e giustizia sociale. Invitiamo tutti questi a sottoscrivere il presente che viene oggi consegnato nelle vostre mani, nelle mani di chi oggi rappresenta istituzionalmente la nostra comunità in segno di vicinanza e sostegno e che dovrà diventarlo da subito e per sempre nella continuità, nella concretezza, la spina nel fianco di tutti noi impegnati poi a praticare